Io ricordo bene quando venni qui poco dopo il terremoto dell'aprile 2009 a portare degli aiuti. Allora ero con il ministro delle pari opportunità alle tendopoli. Sono tornata qui più volte, Laura lo sa, perché l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio mi incaricò di seguire i lavori di ricostruzione di parte dell'impianto sportivo Bus Cerchi Colella, e quindi è una zona che ho in qualche modo seguito, seppur indirettamente. Ma da quel giorno delle tendopoli in poi, ma soprattutto in quel momento, io ho visto le donne ricreare nel nulla un ambiente domestico, rifare casa nel niente. Questa è una vocazione esclusivamente femminile, però è indice di uno sforzo che a queste donne si è chiesto in questi anni, dal 2009 ad oggi, si continua a chiedere. A fronte di questo sforzo doppio, eccezionale, straordinario, non si può non produrre una ricostruzione che rispetti determinate esigenze, che sono delle donne, ma che sono delle famiglie, ma che sono del territorio, ma che sono del modello di vita organizzato. Allora, la centralità del tema si impone al di là del nostro incontro qui oggi, cioè si impone come bisogno. Io penso anche, vedete, proprio andando con la memoria emotiva a quelle visite lì, che veramente da allora ad oggi le donne hanno dovuto, è stato ricordato, si è parlato qui di pratiche di vita, l'ha fatto l'architetto che poi è andato via. Sono stati portati dei casi concreti, uguali e diversi di vita quotidiana. Le donne quindi svolgono più ruoli e più funzioni. Farlo in un contesto di straordinarietà e di emergenza moltiplica lo sforzo. Per certi aspetti lo drammatizza, lo enfatizza, e quindi richiede però un'attenzione altrettanto specifica e particolare. Si parlava della irrisolta questione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che è una questione irrisolta italiana, è una questione irrisolta del welfare nazionale, è una questione irrisolta che riguarda il mercato del lavoro. Tutte cose che chi sta qui evidentemente già sa, ma in questo contesto la questione irrisolta della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si carica di elementi ulteriori di criticità. Quegli esempi delle donne che devono prendere i bambini, portarli a scuola, poi portarli a attività sportiva, andare al lavoro, eccetera, in un contesto di emergenza e anche di scollamento per certi aspetti in talune zone, soprattutto in quelle zone che ancora non sono state raggiunte dai servizi necessari, si amplifica, si moltiplica in modo esponenziale. Rispetto a questa tematica ci vuole un rispetto particolare e specifico, ci vuole un'attenzione particolare specifica. Però io penso che il tema di oggi, non ci scordiamo che già dal 1995 alla conferenza di Pechino si parlò degli occhi delle donne, lo sguardo delle donne, ma soprattutto si parlò di un principio fondamentale che si chiamava e si chiama mainstreaming, cioè l'assunzione di un punto di vista di genere in tutte le scelte politiche. Questo perché? Perché le scelte politiche non hanno la medesima ricaduta sul genere maschile e sul genere femminile, esattamente come i bilanci e le manovre economiche, che non sono mai neutre, non hanno la stessa ricaduta sul genere femminile e sul genere maschile. Allora, quel punto di vista di genere significa declinare politiche che vadano veramente incontro a reali bisogni di un territorio, di un genere, di una popolazione. È questo che è mancato alla politica tutta, di assumere dentro di sé il punto di vista di genere. Si è parlato piuttosto, si è preferito, in termini accessori e quasi di appendice, di parlare di politiche femminili. Questo appartiene a un passato utile, ma non può appartenere a questo presente, perché invece nell'agenda politica e nelle scelte politiche ci deve essere la centralità non accessoria di un punto di vista di genere, e il tema di oggi ci aiuta ad affrontare questo nodo, che è un nodo di fondo delle politiche. Vedete, se nella cosiddetta sociologia urbana dei non luoghi
grandi aeroporti, ipermercati, autogrill, poco importa il punto di vista di genere. Nell'organizzazione urbanistica il punto di vista di genere, maschile e femminile, è dirimente ed è fondamentale. Questo perché? Perché le donne mantengono un legame esclusivo, articolato e complesso con la città che vivono. Questo perché le donne sono quelle più attente alla fruibilità degli spazi, all'efficacia dei servizi e in genere a quelle che sono le esigenze anche del quotidiano. Le città sono vissute dalle donne, ma non sono pensate per le donne, esattamente come non sono pensate per i bambini. A livello europeo esistono carte dedicate alle città delle donne, carte dedicate alle città dei bambini. Troppe carte, pochissima pratica. Quindi in realtà il tema di oggi, che nasce da un'emergenza, diventa una prospettiva da introdurre, da lanciare in avanti, da sostenere coraggiosamente, che parte da questo territorio ma va oltre questo territorio, perché deve interessare le concettualità urbanistiche, la organizzazione degli spazi. Ci sono società, penso al mondo arabo, in cui esiste una rigida divisione degli spazi tra uomini e donne. Quello è un esempio concreto di applicazione negativa di un punto di vista di genere nella costruzione e gestione degli spazi. Ecco, noi naturalmente non ci richiamiamo a quello, noi ci richiamiamo a criteri di funzionalità, di rispondenza ai reali bisogni, di rispetto. E quando io leggo anche in talune carte ufficiali come quelle prodotte in questi giorni, in cui si legge che i giovani con la loro voglia di protagonismo reclamano spazi soprattutto nel centro storico dell'Aquila per riunirsi e conoscersi, e quando leggo ancora dell'assenza di servizi in alcune aree, e quando leggo dello spaesamento tra le generazioni, e quando leggo dell'aumento dell'uso degli psicofarmaci, l'aumento delle malattie depressive, delle tossicodipendenze, di tanti altri fattori che sono sempre misura di disagio, di fronte a questo io mi chiedo: chi tiene insieme le famiglie? Chi cerca di fare argine a quello spaesamento, a quella voglia di spazio che non c'è, non organizzato? Le donne, le famiglie sono in prima linea. Allora, rispetto a tutto questo, non si può chiedere alle donne non solo di declinare i ruoli più funzionali, questo lo fanno tutte le donne ovunque, ma di farlo in condizioni emergenziali, di non riconoscere e di non corrispondere a questo sforzo estremo un qualcosa di concretamente proporzionato. Credo che questo sia il punto. Allora, se l'Eurispes, in un rapporto di qualche anno fa, definiva le donne acrobate proprio per questa loro capacità o obbligo di dover conciliare più ruoli, più funzioni, più tempi e più lavori, e se l'Istat continua a ricordarci che il lavoro di cura, per quanto progressivamente più equamente distribuito tra uomo e donna, per oltre il 70% continua a gravare addosso alle donne, se questo noi lo collochiamo qui dove siamo ora, in un contesto evidentemente particolare e speciale, ci accorgiamo che tutto questo, appunto, si, come ho detto all'inizio, si amplifica e direi che si drammatizza. Allora, quando le acrobazie non bastano più, e in una condizione eccezionale non possono bastare, bisogna trovare modelli e strumenti altri che siano articolati e complessi, come complesse sono le esigenze delle città, delle donne, delle città e delle donne in contesti di emergenza. Tutti, questo è quello in cui noi ci troviamo. E allora io penso che possono essere tanti gli strumenti di approccio, di soluzione, però vedete, per esempio, leggevo sempre in queste carte il telelavoro, sì, benissimo, ma non è questo il punto, o meglio, non è solo questo il punto, non è solo questo lo strumento, perché ci deve essere una
concezione di sistema che risponda a queste esigenze. E allora noi dobbiamo immaginare una urbanistica femminile. Ci sono, lo dico solo per inciso, ora movimenti addirittura che si occupano dell'antroponomastica femminile. Non apro questo fronte per dire che se manca un'antroponomastica femminile è anche perché mancano delle città che siano fatte, pensate, costruite con un'ottica femminile, e forse perché la storia ha escluso le donne. E allora l'antroponomastica femminile è la punta, la piccola punta che emerge del classico enorme iceberg che è sotto. E allora quando si parla di organizzazione urbana, di modelli di vivere associato, non si può prescindere mai, né qui né altrove, da quel punto di vista specifico che solo le donne hanno. Le donne che hanno quell'attenzione di cui parlavo prima, le donne che hanno, io direi, un modo loro e solo loro di guardare e di vedere le città, di viverle, di conoscerle, di organizzarle. Non hanno ancora il modo di costruirle, ce lo spiegavano anche prima chi ha intrapreso la carriera di architetto. E allora queste progettazioni diverse realizzate dagli uomini non hanno saputo, anche per motivi evidentemente storici e lontanissimi, guardare con gli occhi delle donne. Ecco, c'è una, veramente io concludo, perché penso che rispetto agli elementi tecnici che sono stati forniti, la mia veramente non può che essere un, come dire, un sentire e una condivisione, non una conclusione altrettanto tecnica. Non è il mio mestiere, non è il mio lavoro, la mia è soltanto un senso di partecipazione a queste tematiche. Però vedete, voglio concludere con una frase di una filosofa fantastica che è Hannah Arendt, che anche su questo molto ha da insegnare, e comunque a un certo punto lei dice: la città è una memoria organizzata. E io, proprio rispetto a questa idea di memoria e di memoria organizzata, io non vedo altra misura migliore che proprio la città femminile, sia per la memoria, sia per l'idea della memoria organizzata. E allora chissà se la ricostruzione dell'Aquila possa segnare, se questo di oggi può diventare un movimento, e io ve lo auguro. E penso che in questo voi trovereste anche chi al di fuori di questo territorio è disposto a condividere, ad aiutarvi, se questo può essere l'inizio di un movimento, se questa può essere un'attenzione particolare posta a chi ha la decisione politica, a chi gestisce la cosa pubblica, se questo movimento può sollecitare un elemento nuovo, diverso, forse anche rivoluzionario se vogliamo, di concepire le città, queste e le altre. E allora chissà se la ricostruzione dell'Aquila può fare segnare quel punto in cui si rovescia la prospettiva e si comincia a pensare nell'organizzazione, nella funzione degli spazi, nella condivisione, nel rispetto, nella sicurezza e in tante di quelle articolazioni che sono emerse negli interventi precedenti, questo punto di vista femminile, questo punto di vista delle donne, perché non c'è memoria e non c'è una memoria organizzata che non passi attraverso la storia delle donne. Grazie.